Benvenuti a Next Call Generation. Oggi io e Nicolo Festa vi parleremo di come abbiamo implementato un gioco utilizzando il framework Flutter e quali sono stati i vantaggi che abbiamo riscontrato e pure i punti deboli di questa tecnologia per questa tipologia di, appunto, di videogiochi. Che cos'è Next Call Generation? Next Call Generation è un'iniziativa nata grazie a CSMT e da alcuni dei suoi partner, vedete qua elencati i partner, stanno diventando sempre di più e questo ci fa piacere perché l'obiettivo è appunto quello di creare una community dove periodicamente ci incontriamo per andare a trattare tematiche di sviluppo software. Diciamo CSMT ha vari partner che trattano tutti argomenti legati alla tecnologia e al mondo comunque dello sviluppo software e ci piace periodicamente andare a raccontare esperienze di cui siamo, cui ci riteniamo di avere un po' di esperienza per condividerla e quindi aiutarci a vicenda e a soprattutto diffondere la conoscenza. Trovate sul sito nextcodegeneration.it tutto quanto riguarda Nextcode, quindi anche le sessioni precedenti, i talk precedenti, le nostre challenge di programmazione che dopo vi spiegheremo. C'è anche il canale Instagram, Next Code Generation, scusami, la pagina Instagram, il canale YouTube CSMT Gestione con i video delle sessioni precedenti e la pagina Next Code Generation su Facebook. Quindi sui social potete trovarci e rimanere aggiornati. Appunto noi promuoviamo una challenge di programmazione. Come è composta questa challenge? Ad ogni incontro proponiamo una nuova sfida. Si può partecipare singolarmente o squadre con qualsiasi linguaggio di programmazione. Viene stilata e costantemente aggiornata una classifica che si chiuderà con l'ultimo incontro del 2021. Attribuiamo un punto per ogni soluzione corretta, 3 punti per chi si classifica al secondo e terzo posto e 5 punti per la soluzione migliore. La votazione è data da noi in modo soggettivo, tenendo in considerazione dei seguenti parametri, quindi la correttezza del risultato, l'efficienza dell'algoritmo, lo stile di programmazione, l'originalità della soluzione e la presenza di commenti. Ricordiamo Ma che anche la balconcina. c'è qualcuno che sta il microfono acceso? Ok. Ricordiamo che anche quest'anno il premio sarà un abbonamento annuale a Pluralsight, quindi molto interessante, è una piattaforma di corsi molto utile per gli sviluppatori. Quindi questa era la prima challenge di quest'anno che è stata vinta da Oldman e la seconda challenge di quest'anno è stata vinta anche questa da Oldman, quindi abbiamo tenuto aperta anche la prima challenge visto che non avevamo avuto risultati corretti il mese scorso e Oldman è arrivato e si è accaparrato entrambi i risultati, entrambe le vittorie. Quindi trovate comunque i risultati su nextcodegeneration.it, quindi se volete andare a recuperare e vedere anche il risultato della soluzione di Oldman è tutto disponibile sul sito. Attualmente la classifica Oldman in testa al solitario, non abbiamo avuto altre soluzioni corrette, però ci aspettiamo che nelle prossime challenge parteciperete sicuramente tutti quanti voi. Qual è la prossima challenge? Non dovete prendere appunti perché ovviamente vi manderemo il link alla challenge. Quindi un robot si trova nella cella in alto a sinistra di una griglia di dimensione m per n. Il robot si può spostare fino a qualsiasi numero di celle, ma soltanto verso il basso o verso destra, e ha l'obiettivo di raggiungere la cella in basso a destra nella griglia. Ad esempio, dati m uguale 3 e n uguale 2, può raggiungere l'obiettivo seguendo 3 percorsi distinti, che sono elencati di seguito. Quanti percorsi univoci esistono per ogni combinazione di m e n, dati m ed n appartenenti all'intervallo 1-100? Quindi questa è la challenge, provateci, trovate la soluzione, mandatecela. Appunto come si fa a partecipare, basta mandare una mail all'indirizzo challenge@nextcallgeneration.it, la scadenza è domenica 23 maggio, quindi prima del prossimo incontro. Basta scrivere in oggetto Next Call Challenge numero 3 col nome del vostro, la vostra squadra o il vostro nickname, chi ha partecipato, il linguaggio utilizzato, il risultato, in allegato obbligatorio il codice del programma, altrimenti la soluzione non è valida. Ultima cosa prima di cominciare,
Se volete rimanere in contatto, aggiungete in rubrica il numero 371-168-8930, inviate un messaggio Nextcode on su WhatsApp e vi terremo aggiornati su tutte le news relative a Nextcode. Prima di iniziare con il talk, vi ricordo che il prossimo talk è il 26 maggio. Tiziano Pessa e Lorenzo Spinelli di Registra.it ci parleranno di GraphQL e, è molto interessante, abbiamo già avuto una piccola preview dal loro talk, quindi per chi conoscesse già GraphQL, ma soprattutto per chi non lo conosce, vi consiglio di partecipare perché appunto Tiziano e Lorenzo sono veramente preparati sull'argomento. Inoltre, da quest'anno accettiamo anche speaker esterni, difatti Nicolò che parlerà con me oggi è un esterno alla community di Nextcode, anche se ha partecipato sempre l'anno scorso. Ci farebbe piacere quindi se avete intenzione di organizzare uno speech vostro, andate sul sito nextcodegeneration.it all'indirizzo call for speakers, basta comunque cercare sul sito, potete candidarvi con una vostra proposta, la valuteremo insieme, di solito facciamo una call per vedere, approfondire l'argomento e se ci piace vi piazziamo un vostro talk. Iniziamo adesso a parlare dell'argomento di oggi. Allora, io sono Marco Maddiona, per chi non mi conoscesse, sono un sviluppatore software freelance, ho lavorato per CSMT fino a marzo, metà marzo, e da metà marzo sono diventato appunto uno sviluppatore freelance. Su linktree slash topius potete trovare alcuni degli indirizzi, cioè alcuni dei miei link ai miei progetti e soprattutto sul sito www.topius.it trovate il mio sito professionale, quindi con un po' di informazioni su quello di cui mi occupo. Ovviamente se volete cercarmi sui vari social sono presente anche su LinkedIn e se volete scambiare qualche informazione mi fa sicuramente piacere. Ciao a tutti, io sono Nicolo Fessa, sono un ingegnere informatico, lavoro in SCAO a Brescia dove ci occupiamo di software per l'industria. Io in particolare mi occupo dello sviluppo del MES. Al di là delle tecnologie che devo utilizzare al lavoro, mi piace tenermi aggiornato sulle novità in ambito sviluppo software e proprio per questo motivo ho iniziato a giocare con Flutter, ormai ci gioco da un anno e spero di poter tirare fuori qualcosa di interessante per voi in questo talk. Anche per me vale l'invito di Marco, se volete aggiungermi su LinkedIn, mi trovate per richieste di informazioni o dettagli aggiuntivi in merito a quello che diremo stasera. Grazie Nicolò. Iniziamo. Che cos'è Flutter? Per chi non lo conoscesse, è uno UI toolkit open source sviluppato da Google per lo sviluppo di applicazioni mobile, web e desktop a partire da un unico codice sorgente. Le applicazioni vengono compilate in nativo, e questo è un aspetto molto importante, e si basa sul linguaggio di programmazione Dart che è stato inventato da Google nel 2011. È un linguaggio inventato con l'obiettivo di andare a sostituire JavaScript per il web, ma che poi si è, come si può ben vedere, espanso anche su altre piattaforme e quindi un linguaggio sicuramente in forte sviluppo, nuovo, moderno e semplice da utilizzare. Quali sono le caratteristiche di Flutter? Flutter è caratterizzato appunto da uno sviluppo rapido, quindi è semplice prototipare applicazioni e quindi mettere a terra delle idee. Appunto anche grazie alla sua user interface, il modo che ha di sviluppare la user interface che diventa quindi espressiva e flessibile e soprattutto riesce a garantire performance native, quindi a differenza di altri framework di sviluppo cross platform garantisce questo aspetto che è di considerevole importanza specialmente quando si va a sviluppare applicazioni mobile. Questa è la roadmap di Flutter, quindi nasce nel maggio 2017 in una release alpha. L'anno dopo, più o meno, a marzo 2018, viene rilasciata una release beta, ma al termine del 2018, quindi a dicembre, viene rilasciata la prima versione ufficiale, Flutter 1.0. Per dimostrare il fatto che è un linguaggio in forte evoluzione, nel maggio 2019 viene rilasciata la web preview, quindi la versione iniziale di Flutter web, che viene poi rilasciata in versione beta nel dicembre 2019. Durante il 2020 sono state rilasciate varie release minori fino ad arrivare a una grossissima release
quindi chiamata Flutter 2.0, che è arrivata solamente il mese scorso, marzo 2021, che introduce importantissime novità. Quali sono queste novità? Innanzitutto, Flutter si sposta dall'essere un framework esclusivamente mobile ad essere un framework portable. Cosa si intende? Con Flutter ad oggi si possono sviluppare applicazioni per mobile, web e desktop, considerando tutte e tre le piattaforme, quindi Windows, macOS e Linux. Questo è veramente una cosa che rende questo linguaggio veramente futuribile, dato appunto il fatto di poter utilizzare il codice per varie piattaforme. Viene rilasciato web in versione stabile, quindi Flutter Web è rilasciato in versione stabile. A nostro modo di vedere non è ancora stabile, però sicuramente è molto più stabile della versione beta che si utilizzava fino a 2 mesi fa. Comunque questo è un grosso passo in avanti per il framework. Un'altra importante novità che ha fatto dannare sicuramente tanti sviluppatori che utilizzavano Flutter già da qualche anno è l'introduzione del concetto di null safety. Che cos'è il null safety? Praticamente il framework rende impossibile la generazione di errori di tipo null reference già a livello di sviluppo. Quindi lo sviluppatore è obbligato a rendere il codice appunto null safety. Qual è il problema di questa introduzione? Sicuramente per chi deve partire con un sviluppo di Flutter 2.0 rende il codice più robusto e più facile, quindi evitare di introdurre errori. Il problema è il fatto che tutte le librerie utilizzate fino ad ora che non sono state aggiornate alla versione null safety non possono essere utilizzate per Flutter 2.0. Quindi c'è una rincorsa alla sostituzione delle librerie che non sono mantenute, che non sono state aggiornate, ma soprattutto c'è anche un adattamento del codice già sviluppato per trasformare in null safety, con non poche problematiche. Però questo è uno scoglio di un linguaggio in forte evoluzione che si deve affrontare. Ovviamente Flutter non obbliga a tradurre tutto il codice subito a null safety, però è buona cosa iniziare a portarsi avanti. Con Flutter 2.0 sono state introdotte anche molte altre innovazioni che magari vedremo durante questo talk, ma se siete interessati sul sito di Flutter trovate una presentazione di 7-8 minuti molto ben fatta che spiega tutto. Quindi, quali sono i punti di forza di Flutter che andremo a vedere in questo talk? Sicuramente la user interface. Sul loro sito non scrivono expressive and beautiful user interface, quindi è molto votato a realizzare interfacce grafiche anche per chi magari non è un designer, ci sono molti componenti già pronti e dopo Nicolò ci spiegherà un pochettino meglio cosa intendiamo. Single code base, il fatto di avere un unico codice sorgente per più piattaforme è sicuramente un grosso vantaggio. Qual è il problema? Il problema è che ovviamente non si può pensare che un'applicazione mobile, un'applicazione web e un'applicazione desktop condividano il codice uno a uno, perché appunto sul mobile puoi fare certe cose, sul desktop e web magari no, e viceversa. Però il fatto già che si possa riutilizzare buona parte del codice rende sicuramente più efficiente lo sviluppo. C'è una grande community PubDev, che si chiama PubDev, che serve per andare a caricare pacchetti sviluppati e utilizzare quindi pacchetti sviluppati da altri, dopo approfondiremo anche questo argomento, e soprattutto il fatto di avere performance native. Questi sono sicuramente i punti di forza di questo giovane framework che sta diventando sempre più diffuso. Ok, vediamo qualche numero di questo framework. Ora siamo in attesa del Google I.O. di quest'anno. Nel 2020 è saltato per via del Covid, però Google ha comunque rilasciato in aprile i dati relativi all'utilizzo che sono, secondo noi, molto interessanti. Allora, stando a Google abbiamo 2 milioni di sviluppatori che hanno utilizzato Flutter dalla data di rilascio, quindi è notevole, 500.000 di sviluppatori attivi su base mensile. Il dato sicuramente più interessante sono le 50.000 applicazioni pubblicate sulle Google Play Store sviluppate con Flutter. Allora, in realtà
50.000 possono sembrare anche poche. Il dato veramente interessante è che di queste 50.000, ben 10.000 erano state pubblicate nel solo mese precedente, quindi nel solo marzo 2020. Questo per dire cosa? Che si trattava e si tratta tuttora di un periodo di grande espansione per questo framework, che possiamo vedere infatti in questo confronto in Google Trend, dove andiamo a vedere praticamente le ricerche in Google degli sviluppatori nel mondo, andiamo a confrontare i principali framework cross platform e cosa emerge. A parte l'amore per il colore blu nel logo di questi framework, ma emerge il fatto che React l'ha sempre fatto da padrone, in sostanza Xamarin e Native Script sono praticamente insignificanti rispetto a React, ma nel 2019 inizia questo lento ma inesorabile sorpasso di Flutter, e ad oggi a farla da padrone è sicuramente Flutter. Ora, abbiamo detto che uno dei punti di forza è la community. Vediamo in che modo. L'ecosistema Dart, del quale Flutter fa parte, utilizza per condividere i software il concetto di package, concetto ovviamente non nuovo, ma lo fa in una maniera un po' diversa rispetto agli altri. Allora, il package manager si chiama pub. Noi possiamo importare questi package da diverse fonti, sicuramente da locale, quindi scrivere i nostri package, da repository pubblici, quindi per esempio GitHub, ma soprattutto da pub.dev. Che cos'è? È il sito di riferimento dell'ecosistema Dart e quindi Flutter. Stando a libraries.io ci sono 21.000 pacchetti pubblicati, quindi abbiamo una scelta enorme, e di fronte a questa scelta enorme ci viene in aiuto lo scoring model, quindi un sistema di punteggi che ci aiuta a scegliere del software di qualità. La cosa interessante è che questo meccanismo di assegnazione dei punteggi varia nel tempo. Attualmente funziona così. Abbiamo i like, quindi banalmente quanti sviluppatori hanno messo mi piace a un pacchetto. Abbiamo la popolarità, quindi una misura di quanti lo stanno utilizzando, e diciamo per gli altri ecosistemi a volte questa è l'unica misura, qui invece una delle tre, e ci indica quante app utilizzano il package negli ultimi 60 giorni, quindi anche abbastanza scientifica, non è un numero assoluto. E poi abbiamo soprattutto i pub points, quindi dei punti assegnati da un algoritmo che vuole misurare la qualità del codice, quindi va a misurarne la manutenibilità, la documentazione, se abbiamo definito i test automatici. Altra cosa interessante, viene indicato per ogni package il supporto alle varie piattaforme, perché è vero che Flutter è cross platform, però non è detto che un qualsiasi package sia compatibile al 100% con tutte le piattaforme, quindi può succedere che utilizzi un package e poi nel momento in cui decido di pubblicare per il web scopro che c'è un problema, mentre se andiamo a prendere un package da questo sito, dal pub dev, quindi da quello ufficiale, io so già in partenza se questo package mi darà problemi o meno per tutte le piattaforme disponibili. La prima domanda che ci siamo fatti, a proposito di domande, se avete domande scrivete nella chat e man mano le tengo lette e poi gli rispondiamo. Allora, la prima domanda che ci siamo fatti è: perché fare un gioco in Flutter? Esiste già qualcosa? Stiamo reinventando la ruota? Allora, quando abbiamo iniziato a guardare, in realtà abbiamo trovato poca roba pubblicata, quindi pochi giochi, perlomeno pochi che dicevano ufficialmente di essere stati sviluppati con Flutter. Esisteva però, esiste questo framework che è Flame, un framework modulare molto potente, che consente appunto di scrivere giochi secondo tutto il suo meccanismo in Flutter. Noi ci siamo detti, ok, facciamo finta che Flame non esista, partiamo da zero, quindi facciamo un esercizio di stile giusto per non per reinventare la ruota, ma per impratichirci con questo nuovo framework che anche per noi un anno fa era una novità. Ok, che cos'è Nine Plus? È un gioco matematico, l'obiettivo è quello di trovare la somma delle cifre in modo iterativo, quindi in questo caso 4 più 3 più 8 farebbe 15, 15 non è il risultato è 1 più 5 uguale 6, quindi fare continuamente la somma delle cifre e digitare il risultato sulla tastiera che vedete. Abbiamo un breve video che vi faccio vedere, un attimo che cambio lo schermo. Ok, ditemi se si vede. Sì. Ok,
Quindi, come dicevo, la somma delle cifre, il risultato in questo caso è 6, 5, eccetera, quindi vedete come si, la dinamica del gioco. Qual è il trucco di questa operazione matematica? Tutti i numeri che sommati fanno 9 sono l'elemento neutro di questa operazione. Quindi quando voi trovate un 9 potete semplificarlo e quindi facilitare l'individuazione del risultato. Come per esempio in questo caso 6 e 3 si possono semplificare, 5 e 4 si possono semplificare e via dicendo. Quindi vedete come durante il gioco si possono fare queste semplificazioni. È un gioco abbastanza dinamico, quindi individuare la risposta esatta porta ad un livello con un numero in più. Quindi è un gioco infinito e lo scopo qual è? È quello di battere il proprio record personale oppure battere il record della classifica. Abbiamo fatto appunto una classifica condivisa, quindi mondiale, dove vedete il vostro punteggio e il punteggio degli altri giocatori. Attualmente il punteggio migliore mi pare che sia a livello 178, equivalente ad un'ora continua di gioco, quindi se non siete ancora arrivati a 178 dovete provarlo ed allenarvi. Ritorno sulle slide. Ok, si vede la presentazione? Sì. Adesso cosa vogliamo andare a fare? Andare a approfondire alcuni dettagli dello sviluppo di questo gioco che abbiamo utilizzato in Flutter, quindi trattando le tematiche principali che abbiamo visto in precedenza del framework stesso. Non mostreremo codice, però siamo aperti anche a ricevere domande su come abbiamo implementato, però non vi voglio anticipare niente. Ok, io nel frattempo vi ho messo in chat il link al Play Store di 9+. Allora, quindi entrando un po' nel tecnico, il framework su cui si basa Flutter, che prende ispirazione da React, si basa su un concetto molto semplice. La user interface viene costruita tramite delle classi apposite che si chiamano widget. Quindi i nostri mattoncini sono i widget. In Flutter tutto o quasi è un widget. Quello che è certo è che esiste un widget per quasi tutti i componenti grafici che potete immaginarvi in una classica app, quindi potete vedere, ci sarà un widget per rappresentare un'immagine, per il testo, per un'icona, per i vari pulsanti, anche cose più complesse, quindi per esempio l'app bar è un widget relativo a un'app material, quindi se vogliamo seguire le linee guida di Google, se vogliamo seguire quelle di Apple avremo le app Cupertino. Quindi abbiamo una enormità di widget già pronti e fidatevi che potete già fare un'app vera e propria utilizzando quelli. Nel momento in cui non vi bastano possiamo definire i nostri. Esistono poi anche i widget non propriamente grafici, ma cosiddetti di layout, sono i primi tre che vedete, quindi container, row, column, che servono a indicare quale sarà il layout dei widget che mettiamo all'interno. Cosa vuol dire mettere all'interno di un widget? Possiamo sfruttare la composizione per costruire dei widget più complessi, andando a innestarli. Questo innesto va a generare che cosa? Questo innesto va a generare un albero, il cosiddetto widget tree. Quindi un'app non è nient'altro che un albero di widget. Quando voi aprite 9, venite mandati in questo screen, la home screen. Allora, la screen, se vogliamo riportarci alla navigazione web, è l'equivalente di una pagina. Se vogliamo riportarci ad Android, è l'equivalente di un activity. Noi abbiamo detto che in Flutter tutto è un widget, anche lo screen stesso sarà un widget e questo è il suo albero. Vediamo un esempio calato proprio su 9. La home screen avrà questo albero dove abbiamo come figli, per esempio, il pulsante di condivisione, il logo di 9 e poi vari pulsanti che a loro volta sono innestati all'interno di un widget di layout e colonna. Ogni pulsante poi a sua volta va a definire sotto albero, per esempio, questi non sono widget predefiniti, sono widget custom fatti da noi, quindi vediamo per esempio come il pulsante play poi venga esploso nel suo sotto albero. Abbiamo il widget per il rettangolo viola, che in realtà è un gradiente, poi abbiamo il widget della scritta, dell'icona, quindi possiamo raggiungere una notevole complessità. Questa complessità viene
parzialmente mascherata dal fatto che widget è dichiarativo. Cosa significa? Questo semplifica la vita degli sviluppatori, ma che cosa significa? Allora, nella documentazione ufficiale troviamo spesso questa funzione che rende bene l'idea di che per spiegare un paradigma dichiarativo. La user interface viene costruita in funzione dello stato, dell'app. Che cos'è lo stato? Possiamo definire lo stato come l'insieme di tutte le informazioni che la nostra app ha in un dato istante. Ora, arrivando a Flutter da un framework classico imperativo, bisogna cambiare un attimino punto di vista. Quindi ci sono delle assunzioni che potrebbero non avere più senso, che non si applicano più. Un esempio su tutti per farvi capire, chi arriva da un paradigma imperativo capirà di cosa sto parlando. In Flutter va bene ricostruire l'intera user interface da zero invece che andare a modificarne una parte al variare di una semplice variabile dello stato. Quindi uno potrebbe sollevare il dubbio e dire sì, ma a livello di performance come la mettiamo? Allora, Flutter è sufficientemente veloce per fare ciò, può farlo se necessario anche su ogni singolo frame, quindi questo sicuramente è una buona notizia per chi vuole sviluppare videogiochi o anche banalmente applicazioni con delle animazioni. Una piccola nota, il framework grafico che sta sotto Flutter è Skia, che almeno sulla carta può garantisce, se il dispositivo lo consente ovviamente, anche 120 fps, quindi non c'è problema di performance da questo punto di vista. Vediamo un esempio semplicissimo, abbiamo detto non facciamo vedere codice e abbiamo subito tre righe di codice. Allora, del paradigma, supponiamo di voler mostrare un oggetto grafico con del testo che a un certo punto deve cambiare. Quindi, nel paradigma imperativo, ho preso Android, andiamo a definire il componente, quindi è il text view TV1. E nel momento in cui voglio visualizzare una determinata stringa, io devo chiamare il metodo che modifica la visualizzazione di questo componente. Quindi vediamo TV1.setText e all'interno la stringa che voglio visualizzare. Nel dichiarativo invece questo non avviene, non devo definire il come ma il cosa. Quindi il nostro componente grafico, ormai sappiamo che è un widget, è di tipo text in questo caso, prende in ingresso una variabile, una stringa. A un certo punto nel tempo io modifico questa stringa, quindi myString uguale hello, io informo Flutter che lo stato è cambiato, non devo modificare la user interface, Flutter si accorge che lo stato è cambiato e modifica di conseguenza la user interface. Quindi perché inizialmente vi ho detto che questo semplifica la complessità? Perché capite che Flutter toglie allo sviluppatore l'onere o gran parte dell'onere di indicare questi cambi della user interface. Dobbiamo solo tra virgolette occuparci di gestire correttamente lo stato e qui entra in gioco la gestione dello stato. Ok, cos'è la gestione dello stato? Un po' Nicola ha già introdotto, quindi è un argomento spinoso in Flutter, poi vi spiegherò meglio perché. Quindi è tutto quello che riguarda come vengono organizzati i dati, come vengono organizzate le interazioni con l'esterno, quindi da parte dell'utente o da parte dell'API, come questi dati vengono quindi iniettati nel Flutter tree. Questo determina il comportamento e l'evoluzione quindi della nostra applicazione. È una definizione semplicistica, però serve per andare ad rendere l'idea su che cos'è effettivamente la gestione dello stato dell'applicazione. Quali sono i temi principali di questo argomento? Sicuramente le prestazioni. Per quale motivo? Flutter propone un approccio abbastanza semplice che si chiama appunto utilizzare il set state. Qua faccio una breve digressione che magari è più comprensibile per chi conosce il linguaggio, il framework. Se non capite, magari dopo mi farete qualche domanda e vi spiegherò meglio. Ci sono due differenti tipologie di widget in Flutter. Uno è lo stateful widget, che è un widget che ha lo stato intrinseco all'elemento widget stesso, ed il stateless widget. La differenza che lo stateless widget, come viene disegnato, rimane sempre così in base ai dati che riceve, mentre stateful widget si aggiorna in base all'aggiornamento dello stato del widget stesso. Quindi l'approccio più semplice, che è quello di utilizzare il set state, in ogni punto in cui viene chiamato al fine di aggiornare il valore di una variabile, consente a Flutter di andare a ridisegnare l'intero widget.
Questo ovviamente comporta diverse problematiche. Per esempio, le prestazioni, perché se devo ridisegnare un intero widget, sicuramente l'applicazione lavora di più. Inoltre comporta la problematica di organizzazione del codice, quindi sapete che è importante disaccoppiare la logica dell'applicazione dalla grafica, quindi utilizzando set state questo diventa impossibile. Quindi ci sono un argomento importante riguardo a vari approcci di state management che vedremo poi un po' più in dettaglio in seguito, e come disaccoppiare la logica dalla grafica. Inoltre tutto questo argomento influisce fortemente su quella che è la user experience, quindi se volete dare al vostro utente un'applicazione bella da usare, quindi senza problematiche di user experience, dovete occuparvi di tenere in considerazione come gestite lo stato dell'applicazione. Quindi, come vedete, Flutter, quando si parla di state management, crea un po' di confusione. Per quale motivo? Già vi ho introdotto l'approccio più semplice che Flutter propone all'interno della sua documentazione, che è quello del set state. Ce ne sono altri di approcci. Per esempio, il provider è un approccio un po' più organizzato che Flutter predispone e che suggerisce soprattutto, ma non è l'unico approccio, appunto perché vari sviluppatori hanno adottato dei design pattern esistenti, hanno creato delle librerie utilizzabili, importabili, quindi attraverso il PubDev, il Package Manager, e sono a disposizione degli sviluppatori. Qua c'è un forte campanilismo su quale libreria è più adatta o migliore, diciamo, non esiste una migliore delle altre, dipende un po' dalle vostre abitudini, dal vostro stile di programmazione, ma soprattutto da cosa dovete andare a fare. Quindi esiste Redux, che è diciamo, ben nota anche in altri linguaggi di programmazione web, Block, che è quello che abbiamo utilizzato per quanto riguarda 9+, GetX è una libreria che ho scoperto recentemente, anche se esiste questa già da almeno un annetto, molto, molto interessante per quanto riguarda state management, perché appunto implementa il pattern del Model View Controller, quindi è un pattern ormai ben consolidato e che sicuramente gli sviluppatori hanno già intravisto in altri linguaggi. Ce ne sono tantissimi altri, ho fatto un breve recap, ovviamente documentatevi su internet perché ce ne sono veramente tanti e trovate quello che è più adatto a voi. Appunto, come vi dicevo, abbiamo scelto per 9+, abbiamo scelto Block. Block è l'acronimo di Business Logic Component, un design pattern abbastanza recente, che ha l'obiettivo di semplificare la separazione dello strato di presentazione dallo strato di business logic dell'applicazione stessa, facilitando la testabilità e la reusabilità del codice. Quindi voi vedete sulla destra un elemento che si chiama block, che appunto gestisce al suo interno lo stato di tutto quello che riguarda il suo block. Dalla user interface o comunque da eventi, da entità esterne, vengono lanciati eventi che il block riceve, prende in pancia, li elabora, ovviamente qua dentro va la logica dell'applicazione, e genera un nuovo stato. Tutte le parti della user interface che afferiscono a quel block quindi si ridisegneranno in base allo stato che ricevono dal block stesso. Quindi è una libreria molto potente, da quanto avete capito, permette di fare veramente tutto. Qual è l'unico problema? Probabilmente richiede un po' di complessità, cioè richiede un po' di esperienza nell'utilizzo appunto per la sua complessità, ovvero finché io ho un'applicazione semplice con un singolo block, per esempio se devo gestire una singola entità, devo fare una fetch dall'API e lo stato mi si aggiorna quando l'entità è caricata dall'API, è semplice, ma quando io ho più block che devono interagire tra loro, questo diventa complesso dal momento in cui la dipendenza tra i block è un argomento non facile da gestire. Quindi per applicazioni complesse, block probabilmente è un po' un approccio da sviluppatori esperti, però
tenetelo in considerazione se volete provarlo. E se vi mettete bene a progettare all'inizio il codice, sicuramente riuscite a trovare la quadra migliore. C'è il link alla libreria blocklibrary.dev. E perché abbiamo scelto Block? Un po' perché era l'approccio di state management che conoscevamo meglio quando abbiamo iniziato ad utilizzare Nine Plus, un po' anche perché diciamo Nine è un'applicazione abbastanza semplice e quindi non ci servivano cose troppo complicate, quindi con Block ci lasciamo cavata. Adesso vediamo un esempio di come abbiamo deciso di implementare Block in Nine Plus. Innanzitutto vedete due Block, uno per la gestione del timer e uno per la gestione della partita. Perché serve un Block per la gestione del timer? Il timer viene gestito separatamente per il motivo che vogliamo andare ad aggiornare il tempo con un tick del centesimo di secondo. In questo modo il timer block si aggiorna solamente lui e l'applicazione, la parte grafica dell'applicazione, solamente in questo caso, in questa schermata, è solamente la parte alta dove vedete appunto il timer che scende sia numericamente che attraverso la barra, andando a, come si dice, concentrare il timer block solamente su questa parte, non dobbiamo riaggiornare tutta la schermata di gioco e quindi questo ci permette di alleggerire un po' l'applicazione, la schermata di gioco e rendere la gestione dello stato più organizzata. Ovviamente il timer block fornisce al game block gli eventi di inizio, cioè di avvio del timer e di conclusione del timer, per il motivo semplice che la conclusione del timer genera l'evento di partita terminata. Per quanto riguarda il game block, invece, sulla sinistra vediamo appunto lo stato dell'applicazione che ha 8 numeri, tutti deselezionati. Quindi, andando a selezionare un numero, si genera un evento, appunto di digit select, che il game block riceve. Quando viene ricevuto un evento, ovviamente il game block cosa fa? Controlla lo stato che ha in panza, elabora l'evento stesso e in questo caso riproduce un nuovo stato che è uguale al precedente, solamente che ha il numero 3, che è quello che è stato selezionato, appunto selezionato. Quindi in questo modo vedete come si riescono ad gestire gli eventi che riceviamo dalla user interface e il game block appunto permette di evolvere il gioco. Quali sono altri eventi che si possono generare? Ovviamente l'inserimento del risultato. Per esempio, se l'utente qua schiaccia il tasto 5, non dovrebbe essere il risultato di questo schema. Il game block quindi genererà l'evento di partita terminata. Quindi questo è il modo che abbiamo utilizzato per gestire lo stato in 9 Plus. Ok, no, nel frattempo vedo che c'è una domanda in chat, magari rispondiamo alla fine, se avete altre domande scrivete che le tengo lette. Allora, se parliamo di sviluppo di videogiochi, ma in generale di applicazioni dove vogliamo un'interfaccia un po' accattivante, non possiamo non parlare di animazioni. Ora, entrare nel dettaglio delle animazioni in così poco tempo è difficile, se non impossibile, perché molto probabilmente è l'argomento o uno degli argomenti più complessi. Esistono diversi approcci, Flutter mette a disposizione alcuni approcci che semplificano questa complessità. Quello che vogliamo fare in pochi minuti è magari darvi un'idea, visto che comunque vogliamo dare una visione dall'alto per gli sviluppatori, vogliamo magari darvi una cassetta degli attrezzi per capire quali sono gli approcci che Flutter mette a disposizione se volete iniziare a giocare appunto con le animazioni. Allora, c'è da sapere che esistono sostanzialmente due famiglie di animazioni, quelle implicite e quelle esplicite. Nelle implicite, che sono le più semplici, noi diciamo una proprietà che cambia nel tempo da uno stato iniziale a uno stato finale di un widget. Quindi, per esempio, dico questo widget ha un'altezza, una dimensione che va da 0 a 100 e io vedrò il mio widget comparire, che si allarga. Esistono widget predefiniti,
quindi ogni widget ha praticamente il suo equivalente animato. Se non dovessero bastarvi, potete costruirvi i vostri, andando a definire che cosa? Tramite quello che si chiama Twin Animation Builder, un twin, quindi un passaggio di una proprietà da uno stato iniziale a uno stato finale. Non pensate a una proprietà, non pensate che deve essere per forza semplice, non per forza deve essere un numero, può essere anche un colore. Per esempio, noi abbiamo definito dei widget animati in cui andiamo a modificare non un colore, ma addirittura un gradiente, quindi passiamo da un gradiente iniziale a un gradiente finale. Perché si chiamano implicite queste animazioni? Perché si occupa Flutter di calcolare l'interpolazione dei vari passaggi, quindi dallo stato iniziale allo stato finale. Se devo fare cose più complesse, invece, devo utilizzare le esplicite. Nelle esplicite, invece, e anche qui poi si va a dividere tra i widget predefiniti e quelli custom che posso costruire, noi abbiamo accesso all'animation controller, ovvero devo utilizzare quelle esplicite quando ho la necessità di controllare l'animazione, quindi voglio farla partire quando voglio, metterla in pausa, sparare un evento, quindi attivare un trigger a una determinata percentuale di completamento dell'animazione, ripeterla in loop infinite volte, n volte. E ovviamente se devo sviluppare un videogioco avrò bisogno di queste animazioni, e andiamo a vedere infatti un esempio in cui andiamo a unire i pezzi di quello che ci siamo detti finora e andiamo a unire quindi il block gestione stato con le animazioni esplicite. Ora, supponiamo di voler passare dalla schermata a sinistra a quella a destra, quindi io ho già selezionato il 6, seleziono il 3, quindi sono semplificabili, devo ottenere che cosa? Che il 6 e il 3 spariscono. Ora, se non voglio nessuna animazione, quindi non stiamo parlando di un gioco, stiamo parlando di un'applicazione normale, va bene, io seleziono il 3, sparo l'evento al mio block che ho selezionato il 3, il block si accorge che sono selezionati nello stato corrente il 6 e il 3, che sono semplificabili, e banalmente mi genera un nuovo stato in cui il 6 e il 3, o meglio i widget che rappresentano il 6 e il 3, non ci sono più, sono cancellati e ottengo il risultato desiderato. In un gioco questo non basta, vogliamo rendere il tutto animato. Quindi supponiamo di voler aggiungere l'animazione di cancellazione. Ora non potrò più sparare direttamente questo stato, ma devo definire degli stati intermedi. Quindi cosa faccio? Quando seleziono il 3 viene generato il primo evento in cui dico 3 selezionato. Il block ancora si accorge che il 6 e il 3 sono semplificabili, ma non genera più lo stato finale con il 6 e 3 cancellati, bensì genererà uno stato intermedio dove il 6 e il 3 sono indicati come cancellabili, semplificabili. I widget vengono informati quindi di questa possibilità, fanno partire l'animazione. Perché posso far partire l'animazione quando voglio? Perché sto utilizzando le animazioni esplicite. Faccio partire quindi l'animazione di cancellazione. Al termine della cancellazione, sempre sfruttando l'animation controller, sparo l'evento, ma solo a questo punto, di animazione finita. Il game block si accorge quindi che le animazioni sono finite e può finalmente generare lo stato finale con il 6 e il 3 cancellati, e quindi ottengo lo stesso risultato ma con in mezzo un'animazione. Quindi questo voleva essere un po' un esempio, magari leggermente complicato, ma per farvi capire del perché a volte dobbiamo complicarci la vita e dover utilizzare, non ci bastano quindi le animazioni implicite, ma dobbiamo per forza di cose passare alle animazioni esplicite. Ok, andiamo adesso a coprire tutto quello che riguarda le funzionalità cloud che abbiamo integrato nell'applicazione. Innanzitutto, Flutter propone una libreria che si chiama Flutter Fire, che riguarda tutta l'integrazione con l'ecosistema Firebase, sempre di Google. A dimostrazione del fatto che è un linguaggio in forte evoluzione, diciamo non sono ancora coperte tutte le librerie di funzionalità di Firebase, però stanno aumentando sempre di più, quindi non preoccupatevi, se manca qualcosa arriverà sicuramente a breve. Quali sono le librerie che abbiamo utilizzato? Appunto la parte core, che permette a un'applicazione Flutter di istanziare un'applicazione Firebase, l'autenticazione anonima. Quindi l'utente non è, è autenticato in modalità anonima, ci serve appunto per fare alcune cose, come per esempio raccogliere le analytics di gioco, quindi tutti i dati che ci servono per andare a comprendere l'utilizzo del nostro gioco, dell'esperienza di gioco, e anche quali sono le problematiche che andiamo a individuare. Poi abbiamo utilizzato Firestore, ovviamente
per chi non lo conosce, Firestore è un database non relazionale, molto molto semplice, orientato per lo sviluppo di applicazioni mobile, quindi per chi viene magari da uno sviluppo back-end un po' più strutturato potrà diciamo, trovarsi un attimo spiazzato all'inizio, però se dovete fare cose semplici sicuramente Firestore per il mobile è molto indicato. Abbiamo utilizzato la libreria AdiMob per permettere di mostrare annunci all'interno della nostra applicazione. Ovviamente questa libreria qua nel corso di pochi mesi è diventata deprecata perché è stata soppiantata da sempre un'altra libreria di Google che si chiama Google Mobile Ads, che propone un approccio più strutturato, completo alla gestione di tutto l'advertising del mondo Google. Questa è una dimostrazione sempre dell'evoluzione del linguaggio e anche del fatto che a Google piace cambiare i nomi alle cose. Poi, un po' per par condicio e un po' per necessità, abbiamo utilizzato anche le Azure Function, ringraziando sempre il nostro amico maestro Massimo Bonanni, che in passato in Nextcode ci ha spiegato bene come funzionano. E per quale motivo abbiamo utilizzato le Azure Function? Semplicemente perché attraverso Firebase, quindi l'ecosistema di Google, non era possibile fare dei task periodici con la sottoscrizione non a pagamento, mentre con le function di Azure basta avere quindi una sottoscrizione Microsoft Azure e si possono appunto utilizzare con un costo veramente basso, perché appunto quello che fanno le Azure Function lo vedremo successivamente nella prossima slide, ma è un lavoro molto molto semplice. Quindi per quale motivo abbiamo dovuto ricorrere all'utilizzo di un piccolo backend? Per gestire appunto la classifica. La classifica viene organizzata in due modalità. C'è la classifica del livello più alto, quindi una classifica che rimane sempre uguale, ovvero cioè si aggiorna quando uno batte il proprio record. Però trovate i record di tutti i giocatori all time, quindi è sempre lì. Più una classifica settimanale che abbiamo deciso di introdurre per aumentare l'engagement dei nostri utenti. Come funziona la classifica settimanale? Ogni settimana viene cancellato la classifica, quindi vengono raccolti i punteggi migliori per ogni utente all'interno di quella settimana e al termine della settimana stessa viene analizzata la classifica, i primi 10 vengono selezionati, viene attribuito un punteggio a scalare, quindi 25 punti al primo, 20 al secondo e così via, e vengono sommati in una classifica dello score all time che potete trovare sempre nella terza tab qua. Quindi in questo modo voi vedrete una classifica settimanale e una classifica di chi si è posizionato meglio di tutte le settimane. Come abbiamo implementato questa classifica? Ci sono delle collection Firestore per quanto riguarda i giocatori e le varie classifiche. In più c'è la Azure Function che si integra quindi con il nostro Firebase, va a leggere la classifica settimanale, aggiorna la classifica degli score, switcha la classifica settimanale diciamo, la tiene in memoria per vedere la settimana precedente e quindi pulisce la classifica settimanale per il nuovo. Per la nuova settimana. Questa è un'operazione che viene fatta ogni domenica sera alle 11 e la nuova settimana di Nine Plus parte il lunedì alle 11 di mattina. Quindi abbiamo 6 giorni e mezzo per permettere ai nostri giocatori di sfidarsi all'interno della classifica settimanale. Siamo arrivati alla conclusione e abbiamo deciso di mostrarvi un'analisi SWOT, quindi punti di forza, debolezze, opportunità e minacce. Per quanto riguarda l'utilizzo di Flutter per lo sviluppo di videogiochi. Innanzitutto partiamo dai punti di forza. Come avete visto, la user interface è sicuramente un punto di forza, quindi è facile comporre widget, andare a creare esperienze grafiche nuove, moderne e flessibili soprattutto, quindi è sicuramente un punto di forza. Il fatto di avere un linguaggio, cioè un framework di sviluppo cross-platform e compilato in nativo è un aspetto molto importante.
Quindi noi, purtroppo non l'ho citato prima, abbiamo sviluppato solamente, cioè abbiamo pubblicato l'applicazione solamente per Android, ma non perché non ci manca qualcosa a livello di sviluppo per pubblicarla per iOS, ma banalmente ci manca un device, quindi non abbiamo un Mac e ci stiamo attrezzando e prossimamente contiamo di pubblicarla anche per iOS. Un altro punto di forza è sicuramente la community. Quindi c'è una grossa community, trovate sicuramente qualcuno che ha già fatto quello che vi serve, quindi vari widget composti esistono già, non dovete andare a reinventare la ruota come per esempio per quanto riguarda altri framework. E soprattutto, come citavamo prima, le prestazioni sono buone, appunto per il fatto che è compilato in nativo, ma permette anche di ottimizzare molto le prestazioni delle applicazioni in base ovviamente a come implementate, quindi bisogna comunque sempre stare attenti. Quali sono i punti di debolezza? C'è ancora poca integrazione rispetto ad altre tecnologie. Cosa intendo dire? Avete visto il modo in cui abbiamo implementato la classifica dei record e la classifica settimanale? Banalmente avremmo potuto utilizzare il Google Game Play Services, che è il servizio che Google offre per i giochi sia del Play Store che dell'App Store. Per quale motivo non l'abbiamo utilizzata? Non esisteva una libreria e in più ci portava alcune limitazioni. La cosa divertente è che Google stesso fornisce questa libreria per Android, iOS e anche Unity. Il motivo ovviamente è semplice. Questi framework e linguaggi esistono da più tempo, Flutter si sta evolvendo, siamo sicuri che arriverà, per il momento ci siamo comunque arrabattati ed è stato anche questo un esercizio di stile per crearci il nostro piccolo backend che non, soprattutto non necessitava del fatto che gli utenti dovessero creare un account per gestire la classifica e questo è stato un po' un aspetto positivo di questo approccio che abbiamo scelto. Un altro punto debole, sempre per quanto riguarda Flutter e lo sviluppo di videogiochi e la gestione delle animazioni. Perché sto citando questo? Perché per esempio con altri framework, come per esempio Unity, immagino che qualcuno di voi già lo conosca, le animazioni vengono gestite intrinsecamente agli oggetti fisici e quindi anche grafici. Quindi è facile legare, utilizzare un approccio ad eventi collegato all'animazione stessa e all'oggetto stesso. Con Flutter, come avrete capito, le animazioni sono guidate appunto devono essere guidate dall'evoluzione dello stato e influiscono l'evoluzione dello stato. Quindi organizzare il codice per permettere che le animazioni svolgano il lavoro correttamente e forniscono la user experience che desideriamo è un aspetto sicuramente complesso da gestire, che rende Flutter un Diciamo che rende questo un punto debole per Flutter, per lo sviluppo di videogiochi. Un altro punto debole, attualmente non esiste, cioè esiste, ma sicuramente non è così supportato, lo sviluppo per applicazioni 3D. Così intendo dire, esiste qualche libreria che permette di andare a mostrare oggetti 3D, anche di realtà virtuale e realtà aumentata, però non è ancora così supportato. Ovviamente lo rende molto, diciamo, in difetto sotto questo aspetto contro altri framework, per esempio, come abbiamo citato in precedenza Unity, ma anche tanti altri. Ovviamente per quello che riguarda lo sviluppo di giochi semplici o puzzle game come abbiamo sviluppato noi, Flutter va più che bene. Quali sono le opportunità che abbiamo Scusa intravisto? Marco, Vai. ci scrive Paolo Gibellini, dice Ciao Paolo. sia punto di forza che debolezza, le librerie di integrazione continuano a cambiare e partire con quella che verrà abbandonata può essere un rischio. È un po' quello che dicevi tu quando parlavi di Adimob, no? Sì, esatto. È vero, questo è un punto di forza e debolezza di Flutter, ma ho riscontrato anche lo stesso problema anche in altri linguaggi di programmazione. Però è vero, bisogna stare molto attenti. Cosa intendo dire? Le librerie, a volte trovi librerie che fanno quello che ti serve, però devi stare attento e vedere se lo sviluppatore che l'ha realizzata, caricata, pubblicata,
la tieni aggiornata. Per esempio, tantissime librerie che sono nate con la fase iniziale di Flutter, quindi periodo 2019 e 2020, ad oggi magari non sono più manutenute, e quindi chi ha utilizzato quelle librerie lì in versioni precedenti a Flutter 2 e adesso deve fare il porting a Flutter 2, sicuramente deve sostituirle. Quindi Paolo, hai fatto veramente un appunto interessante, perché è un punto di forza per quanto riguarda la disponibilità delle librerie, ma punto debole per quanto riguarda l'aggiornamento e la manutenzione delle stesse da parte degli sviluppatori. E per quanto riguarda le opportunità, dicevamo, noi abbiamo pensato che attraverso un framework, cioè un linguaggio, un framework appunto come Flutter, potessimo andare a realizzare un nostro framework, quindi uno scheletro per lo sviluppo di altri giochi, e riutilizzare quindi buona parte del codice che abbiamo già utilizzato per 9 Plus, al fine di andare a sviluppare altri puzzle game. Cioè, diciamo, con lo stesso impronta. Ovviamente, se dobbiamo fare un gioco 2D arcade o un gioco 3D sparatutto, sicuramente questo framework non è adatto, però sicuramente un linguaggio di programmazione evoluto come Dart e un framework come Flutter permette di andare a riutilizzare buona parte del codice. Un'altra opportunità sicuramente riguarda la gamification. C'è una tendenza sempre più forte di varie applicazioni general purpose di andare a introdurre elementi di gamification all'interno delle applicazioni stesse, quindi fare pratica su aspetti appunto che riguardano il gioco con un linguaggio utilizzato tendenzialmente per applicazioni general purpose è qualcosa che ci possiamo rivendere. Quindi non so, mi vengono in mente applicazioni di utilizzo comune come per esempio Duolingo per imparare le lingue straniere. È un'applicazione appunto per imparare lingue straniere, ma è molto orientata al gioco, quindi tutto quello che abbiamo fatto noi può essere riutilizzato per andare a essere calato in altre applicazioni. Un'altra opportunità è l'integrazione con nuove tecnologie. Quindi noi ci aspettiamo, dato che Flutter sta andando a targetizzare sempre più piattaforme differenti, ci aspettiamo che presto si integrerà con nuove tecnologie, quindi potrebbero essere realtà virtuale e realtà aumentata. Alla fine vi racconto una piccola cosa, però prima volevo parlare delle minacce. Quali sono le minacce? Che Flutter è un framework non progettato per lo sviluppo di videogiochi, quindi è progettato per lo sviluppo di applicazioni general purpose. Quindi se questa cosa qua, questa tendenza non si evolverà, diciamo che sviluppare giochi in Flutter sarà sempre un po' più complesso rispetto che l'utilizzo di altri framework come per esempio possono essere Unity o altri. Diciamo, a rafforzare quello che vi ho appena detto, ieri sera alle 10:30, appena avevo finito di mettere a punto la presentazione, ho trovato un articolo su Medium che potete cercare, che è un approccio molto interessante. L'articolo appunto è stato pubblicato a inizio aprile, quindi è molto recente. Un approccio interessante che permette di andare ad integrare applicazioni Unity in widget Flutter, quindi far sì che un'applicazione sviluppata in Unity possa essere importata in Flutter andando a utilizzare tutti i vantaggi degli hardware stessi, quindi non andando a creare un sistema che virtualizza l'ambiente di Unity, ma un sistema che a tutti gli effetti ti mostra quello che sta mostrando Unity. Cercate l'articolo perché è interessante, su Medium. Ha pubblicato, scusami, in chat, ha scritto proprio pochi minuti prima che iniziasse a parlare di questo discorso. Stefano Milani scrive: stanno implementando Unity 3D per Flutter, anche se non è proprio il suo mondo, ma è una bella novità, e ha mandato già il link dell'articolo, quindi potete trovarlo. Esatto, grazie mille Stefano, non ti conosco, però mi hai fatto un bell'assist. Appunto, come dicevo, questo ci fa ben sperare, quindi ieri sera, fino alle 22:27, pensavo che Flutter non era progettato per lo sviluppo di videogiochi, però se incomincia la community a
integrare sistemi per portare Unity in Flutter, allora diciamo che sicuramente potremmo avere uno sviluppo anche per quanto riguarda questo fronte. Ok, bene. Abbiamo finito la presentazione, abbiamo coperto un po' tutto quello che riguarda lo sviluppo di videogiochi, cioè la nostra piccola esperienza. Abbiamo iniziato a fine dicembre e a fine gennaio avevamo già la prima versione pubblicata sul Play Store, e siamo a disposizione se avete qualche domanda. Sì, allora c'è una domanda, vantaggi rispetto al classico Cordova? Però l'utente ha già abbandonato, io non conosco Cordova, quindi non risponderemo a questa domanda. No, scherzo. Allora, io non conosco Cordova nel dettaglio, so che viene utilizzato per sviluppare applicazioni mobile con tecnologie, con linguaggi web, quindi volendo fare una battuta potrei dire utilizzate Flutter per non dover scrivere in JavaScript. Penso però che la vera differenza stia nelle performance, quindi tutti questi framework stile Cordova, però correggetemi se sbaglio, utilizzano il render web, quindi le performance sono quello che sono, mentre con Flutter andiamo sul nativo e quindi raggiungiamo tramite Schia un FPS che sarebbe impossibile con il render web. Credo che sia un po' questa la sostanziale differenza tra un esatto. po' similari. Io ho avuto esperienze di Cordova utilizzando il framework Ionic, che avevo utilizzato per un anno e mezzo anche, prima di conoscere Flutter, quindi fino a febbraio 2020 ho utilizzato Ionic, l'ho mollato molto felicemente. Innanzitutto, come diceva Nicolò, Ionic e Cordova non creano un'applicazione mobile, ma è una web app, quindi con tutti i limiti della web app stessa. Ovviamente Cordova permette di andare a utilizzare i sensori, GPS, eccetera, ma non è un approccio di integrazione nativo, quindi è molto più limitato. In Cordova, cioè in Ionic perlomeno, ho riscontrato un altro, cioè anche lì un grossissimo problema di aggiornamento, quindi ok che Ionic si basava su Angular, però anche lì le librerie non aggiornate ti portavano a problematiche di dipendenze, quindi mantenere il codice diventava veramente più complesso. Questo problema esiste anche in Flutter, però Flutter diciamo già moltissime delle cose che vi servono per creare un'applicazione sono già presenti nel framework principale. Poi dopo ci vuole un po' di sgamo per andare a evitare di utilizzare librerie che non sono molto mantenute, però ecco, è molto più adatto allo sviluppo di applicazioni cross-platform rispetto a Ionic / Cordova. Perfetto. Poi c'è un'altra domanda. Sì. Qualcuno di voi ha incontrato il problema in Flutter Web con l'image network? Con CanvasKit non funziona, anche se dicono che se le immagini sono già presenti sul sito stesso funziona, ma il problema persiste se scarico images da altri siti. Ho aperto un issue, ma non ho novità, grazie. Allora, io Image Network l'ho usato solo su mobile e solo su Android e funziona. In web non l'ho mai provato e non so dirti. Posso dirti però che, come diceva Marco all'inizio, è vero, Flutter for Web è in versione stabile, ma non stabilissima, nel senso che anche noi abbiamo riscontrato alcuni problemi, abbiamo visto che ci sono degli issue aperti, in particolare ho riscontrato problemi con le animazioni. Quindi volendo fare delle animazioni con Flutter Web mi sono dovuto fermare perché non c'è ancora questa piena compatibilità. Io per completare la risposta ho utilizzato Image Network con Flutter Web, ho litigato un po', non mi ricordo la soluzione che ho adottato, però magari se mi scrivi poi in privato su LinkedIn posso vedere come riesco ad aiutarti. Quindi sicuramente si può utilizzare, mi ricordo anch'io che avevo litigato un po', se non ricordo male tiravo giù però l'immagine in byte, forse tiravo giù l'immagine in byte e dopo la convertivo io, quindi può essere che forse ho usato anch'io questo workaround. Sì, forse utilizzo, hai ragione, sono venuto in mente, l'avevo visto, utilizzavo il buffer. Esatto, avevo utilizzato questo workaround per riuscire. Sì, sì, è vero. Va bene. Ok, se avete qualche domanda o anche qualche altra curiosità, potete anche aprire il microfono e parlare. Anzi, se ci dite se avete provato il gioco, se
cosa ne pensate? Siamo anche recettivi per quanto riguarda feedback? Positivi? C'è qualcuno che ha provato il gioco? Posso passare qui un link per contattarmi? Chiede Stefano Milani. Sì, Stefano. Va bene. Tu vedi la chat, giusto Marco? Sì, adesso sì. Okay. Cercami su LinkedIn. Dovrei essere uno dei pochi. Ok, qualcuno ha provato il gioco, ci vuole far sapere qualcosa? Ci siamo già conosciuti, Stefano. Non mi ricordo. Cioè, forse su Nextcode sì, però di persona non mi ricordo. Di nulla. Niente, se non ci sono altre domande, altre considerazioni. Vi ringrazio a tutti, spero sia stato interessante, fateci sapere. Sì, ecco, se qualcuno ha avuto altre esperienze di sviluppo videogiochi, Flutter o no, vuole condividere esperienze, sentiamoci. Ok, dai, allora è stato un piacere, vi ringrazio, vi ricordo l'appuntamento del mese prossimo e buona serata a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.